Ciao a tutti rughini e rughine. Di recente ho ricevuto una piccola commissione riguardante gli spallacci di un personaggio molto famoso e molto in voga negli ultimi tempi, ovvero Kirishima di My Hero Academia. Oggi vi mostro come ho portato a termine il lavoro. E l'ora della classica valutazione. Per quanto riguarda il costo, mi è stato imposto necessariamente di contenermi, e così ho fatto. Una stella. Difficoltà. Gli spallacci sono molto semplici da realizzare, quindi due stelle. Comodità. Beh, devo dire che i movimenti sono un po' limitati. Do un 4 stelle. Tempi di realizzazione. Prendendola con molta calma, ci ho messo al massimo 2 settimane, quindi una stella. Materiali. Per questo lavoro ho utilizzato del foam da 1 cm di bassa qualità, la colla a contatto, sigillante acrilico e vernice spray. Vi consiglio, se avete più budget, di utilizzare anche un primer sul foam prima della fase di verniciatura. I pezzi così saranno molto più resistenti. Buttiamoci subito nel vivo dell'azione. Stampo un artwork di riferimento del personaggio. Cerco di proporzionare correttamente gli spallacci usando come riferimento delle misure standard di altre parti del corpo. Disegno la sagoma su un foglio di carta e costruisco così il cartamodello. Riporto queste misure sul foam a bassa densità, da 5 mm. Gli spallacci di Kirishima sembrano essere spessi almeno 2 cm e quindi dovrò tagliare più fasce da sovrapporre per avere il giusto spessore. Se avete più budget, comprate un foam più raffinato, con questo si lavora in maniera abbastanza scomoda. Incollo le fasce di foam tra di loro usando tanta colla a contatto. Adesso incollo i due estremi di ciascuna striscia in modo tale da creare un cerchio. Non mi resta che tagliare le sporgenze dello spallaccio. Anche queste sono spesse circa 2 cm e quindi penso di doverne tagliare almeno una quarantina per spallaccio. Piccoli rettangolini. L'incollo tra loro a due. Aspetto che tutto si asciughi correttamente e incollo le parti tra loro. Teoricamente avremmo finito qui con la base in foam, ma i graffi da battaglia piacciono a tutti e danno un tocco di realismo al cosplay. Quindi mi munisco di pirografo e ne segno qualcuno qui e lì. Questo foam è economico, come vi ho già detto, e quindi tende a sbriciolarsi. Uso del sigillante acrilico misto ad acqua per lisciare entrambi i bordi di ciascun pezzo. Adesso devo aspettare un paio di giorni prima di verniciare il tutto, in quanto il sigillante misto ad acqua si asciugherà molto più lentamente rispetto al sigillante puro. A questo punto io vi consiglio ancora una volta di utilizzare un primer se ne avete la possibilità. Se vi costa troppo, andiamo avanti comunque col prossimo passaggio. Inizio a colorare i pezzi con la vernice acrilica spray rossa. Una volta che saranno asciutti, aggiungo dei particolari utilizzando della vernice acrilica di tonalità più scura. Ed ecco il risultato finale. Se avete ancora abbastanza budget, rivestite il lavoro con una vernice spray protettiva. Anche per oggi il video finisce qui. Iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sugli ultimi video e per supportarmi. E alla prossima!